Allora, lascio allora la parola a Michele Zanelli e Riccardo Telò, quindi Ente Parco Emilia Occidentale, che ci parlerà degli interventi di riequilibrio morfologico e miglioramento ambientale nel Taro e nel Trebbia. L'intervento sarà diviso in due parti, giusto? Sì, aspettate che facciamo partire il tutto. Dov'è? Qua. Buongiorno a tutti, Michele Zanelli, Ente Parchi. Qui presentiamo, aspettate che mettiamo così, due progetti recentemente realizzati in due parchi fluviali della Regione Emilia-Romagna. Lascerò poi la descrizione più dettagliata dei progetti all'ingegner Telò, che con noi ha collaborato per l'elaborazione di questi due interventi. Il mio invece vuole essere un po' un intervento generale sulle attività che l'Ente Parchi ormai 20 anni fa, adesso come Ente Parchi Emilia Occidentale, vi faccio vedere una slide appunto della nuova distribuzione degli enti di gestore dei parchi dell'Emilia Romagna. Noi siamo quelli appunto più occidente, copriamo le due province di Parma e Piacenza per intera, una parte della provincia di Reggio Emilia. Ente Parchi Emilia Occidentale è denominato anche Parchi del Ducato, giusto perché il territorio ricalca il Ducato ottocentesco. Siamo un ente di recente istituzione, nasciamo il 1 gennaio 2012 dalla fusione di diverse aree protette, fra cui 5 parchi, 4 riserve e diverse siti di Rete Natura 2000. Molti di queste aree protette sono fluviali, in particolare ci sono 3 parchi regionali, alcuni storici tipo il Taro lo Stirone e poi uno di recente istituzione, lo Stirone degli 88 e uno di recente istituzione, il Trebbia del 2009. Interessano tutte aree di alta pianura, tutti i territori altamente antropizzati. Qui vedete un'immagine del Taro dall'alto con a sinistra, sulla sinistra idrografica, l'autostrada A15 Parma La Spezia. Tra le finalità dei parchi, appunto, oltre che la conservazione della natura, la ricerca scientifica, la promozione, l'utilizzo sostenibile, la valorizzazione, c'è anche il recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali. Ed è questa una mission che ci siamo dati, possiamo dire anche che è stata forse anche una delle mission per cui questi parchi fluviali in questi territori sono stati istituiti, proprio perché si veniva da, diciamo, un periodo buio, chiamiamolo così, post bellico, in cui, come dire, c'era la necessità della ricostruzione, per cui tanti danni in pochi decenni sono stati realizzati in questi territori. Attività impattanti, attività molto, degradanti per il territorio, che in pochi anni si sono perpetuate e hanno creato problematiche non solo ambientali, ma sociali e economiche. Questa, vi faccio vedere questa foto scattata nello stesso luogo, che è il nodo idraulico di Fornovo, forse nel Taro. A sinistra vedete quello che il bombardiere RAF nel 44 aveva sotto l'aereo, cioè un fiume molto grande di quasi 700 metri di larghezza. Non riuscì il bombardiere a demolire i due ponti che sono a nord e a sud della foto. Credo che poi ci sia riuscito l'uomo con quelle attività che invece sono sulla destra, cioè nel senso che dopo in 50-60 anni siamo riusciti nello stesso luogo a mettere un'autostrada, degli impianti industriali, un impianto petrolifero, uno dei più grandi impianti petroliferi dell'Emilia Romagna. E questo obiettivamente appunto in pochi anni, con un decadimento complessivo del territorio che ha determinato grandi conseguenze economiche. Qui vediamo una foto di quei ponti che non era riuscito a distruggere il bombardiere. Noi con l'attività estrattiva in alveo perpetuata e quindi con l'abbassamento del fondo, la riduzione delle fasce fluviali, questo ha determinato che anche i ponti ottocenteschi che erano in equilibrio, che avevano superato la guerra, siano crollati. Il camion che qui pende, insomma, richiama anche memorie recenti, che vabbè, andiamo oltre, di camion che rimangono sospesi su dei viadotti. Quindi cosa è successo? Che credo anche per quello che vi ho fatto vedere,
la Regione in modo illuminato ha deciso di istituire questi parchi per porre un freno, per andare in controtendenza, come diceva negli atti istitutivi, per cercare di migliorare e ripristinare un po' le condizioni. Quindi nei parchi fluviali, quelli più storici come il Taro, ma anche più recentemente nel Trebbia e anche negli altri più piccoli, anche nelle riserve, abbiamo cercato di invertire la rotta, quindi cominciare a fare degli interventi, piccoli interventi riparatori puntuali per innescare significativi processi di riqualificazione. E credo che insomma in questi anni, con tutti questi lavori fatti, tutti i lavori che poi economicamente hanno inciso poco, per rispondere anche alle richieste che si parlava di pesatura economica degli interventi, perché si parla in 20 anni sul Taro di circa 1 milione d'euro di interventi, quindi cose veramente, come dire, non paragonabili a casse di espansione o cose del genere, che hanno dei valori decisamente superiori e che sono tuttora realizzate laddove c'è la necessità in corsi d'acqua che forse hanno perso completamente gli aspetti naturali per tante ragioni. Qui appunto in circa 20 anni abbiamo fatto cosa? Abbiamo fatto piccoli interventi di sistemazione morfologica, cercando di prendere tutte le progettazioni possibili e immaginabili, dal piano sviluppo rurale a piccoli life, a piani di azione ambientale come quelli che poi vi verranno mostrati, interventi anche di tagli della vegetazione che sono stati anche oggetto di qualche critica per favorire il dinamismo fluviale, e forse la cosa più interessante in assoluto che abbiamo portato avanti è quella di riacquisire al pubblico il patrimonio sia demaniale che per tante ragioni era stato dato in concessione e aveva degli usi incongrui con, non tanto col parco ma col fiume. Quindi riprendere 500 ettari di Taro, 700 ettari di Trebbia e darli al fiume sostanzialmente alla gestione pubblica, credo sia stato l'investimento più utile per le nostre finalità. Quindi arrivo agli esempi di appena realizzati, due piccoli progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna sul piano azione ambientale 2015, obiettivo strategico conservazione della biodiversità, azione finalizzata al potenziamento e alla qualificazione dei servizi ecosistemici forniti dalle aree protette regionali. Questi due interventi sono stati appunto commissionati allo studio Telò MyFly, qui c'è l'ingegner Telò, a cui cedo la parola per questa breve illustrazione. Buongiorno a tutti. Penso io andare avanti? No, lo penso. Buongiorno a tutti, grazie Michele. Sì, si tratta di proseguire un percorso iniziato circa una 20 anni fa, quando nel 1988 è stato istituito il Parco Regionale Fluviale del Fiume Taro. A quel tempo siamo stati letteralmente assediati da tutti i portatori di interesse, i sindaci che con le schiene d'asino gridavano di proteggere le sponde, le autostrade, gli escavatoristi. Allora, direttrice, si ricorda bene che qui presente in sala, che la saluto, Franca Zanichelli, siamo stati letteralmente massacrati. Quindi ci è venuto in mente di fare piccoli e modesti interventi. Michele vi ha ricordato un attimo la somma complessiva, 1 milione di euro. Un pochettino sono stati anche finanziati da altri piccoli enti locali. E il tutto si è tradotto, diciamo, nel ricreare quei meandri, quelle zone ramificate, quel recupero ambientale che ha consentito non solo una maggiore biodiversità, ma soprattutto, vedremo in fondo, un enorme risparmio alle tasche della Regione e anche degli enti sovraordinati, perché il beneficio idraulico è eclatante. Bene. Trebbia e Taro sono due gemelli, sono due fratelli, più o meno dalle stesse caratteristiche idrografiche, bacino idrografico 2000 rotti chilometri quadrati, portate al picco la Q200 fa 3000 metri cubi al secondo per entrambi, la portata di Magra fa poco più di 1 metro cubo al secondo, deflusso minimo vitale circa 2 metri cubi al secondo, giusto per darvi un'idea dei valori e dei corsi d'acqua in cui noi ci troviamo. Partiamo dal primo interventino, qui siamo sul Trebbia, poco a monte della città di Piacenza, dei malfattori hanno realizzato una sorta di impianto di non so che cosa, forse triturazione degli asfalti. Morale della favola, ci siamo trovati di fronte a una vera e propria discarica. Per proteggerla
e per ritornare a quegli interventi di cui si parlava, abbiamo creato un canale secondario in spondilografica sinistra e abbiamo cercato di proteggere con i denti questo scempio, questa discarica che deve essere necessariamente monitorata, piano di caratterizzazione e capire cosa c'è lì sotto, per poi dopo operare immediatamente con una bonifica. Quindi abbiamo fatto un piccolo interventino di durata 3-4 anni, 5 anni, che serve giusto per dare in modo alla Regione di intervenire coi denti e con tutto quello che ha a disposizione per poter togliere tutto ciò che c'è. Nella precedente slide avete visto tutto il fronte nero che sta franando. È un fronte nero che non so cosa ci sia dentro, sono sincero, non so neanche quanto e non sappiamo neanche quanto sia profondo. So soltanto che c'è una tanica di bitumi sciolti, che se butti un sasso senti una sorta di tonfo. Vabbè, comunque abbiamo realizzato uno di questi interventi, vediamo un attimo le immagini successive. C'è un piccolo pennellino che abbiamo realizzato giusto per allontanare il fiume da questa pseudo discarica in profonda erosione. Lì stiamo organizzando il canale laterale, vai pure avanti Michele, perfetto. Vedete il pennellino subito dopo una piccola piena, lo intravedete grosso modo dove l'acqua ride, ecco. E subito dopo, vai avanti, questo pennellino ha creato le condizioni di ripascere proprio a tergo di questa sorta di processo di franamento. Quindi nell'attesa che la Regione si muova abbiamo fatto un'opera che per qualche anno potrebbe anche durare. Andiamo avanti, eccoci qua. Qui siamo sul Taro. Come vi dicevo abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, siamo 3.000 metri cubi, la Q200 fa qui a Ponte Taro grosso modo 2.750, ma Fornovo fa poco più di 3.000 metri cubi al secondo. Qui invece la situazione è un po' più piacevole, non abbiamo quegli scempi. Dopo l'88 e dopo le battaglie di cui vi parlavo, bene o male il Taro è stato in un qualche modo protetto. Oltre a questi interventi, ma poi lo dirò anche in fondo, c'è l'altro grande, grandissimo, importantissimo intervento che si chiama PAI. È l'intervento più importante che in pianura padana sia stato fatto negli ultimi 50 anni, che si traduce in protezione assoluta delle fasce A e anche delle fasce B, che sono il limite esterno tra le tre configurazioni morfologiche, idrauliche e ambientali, che il PTA, cioè il piano d'attuazione del PAI stesso, ha tradotto. Ed è l'opera veramente più importante, non è costata tantissimo, però i risultati sono fantastici. In questo caso abbiamo anche in questo caso creato una sorta di piccolo canale laterale in sponda destra, che lo vedete di colore giallo. Poi mi è stato chiesto anche qualche piccolo interventino per regolare i livelli idrometrici di alcuni laghi che ci sono, ex cave, che ci sono lungo il fronte destro del Taro. Vabbè, andiamo in fondo, vedete alcuni interventi, se vuoi parlare anche del filmato, perché volevo arrivare sulle ultime due slide, che sono le più importanti di tutte. Mi diceva Zanelli, il dottor Zanelli, che sono costati circa 1 milione di euro. Poi dopo mettete anche gli stipendi di tutti gli operatori dei parchi. Ma alla fine tutto questo che cosa ha comportato, oltre al grande recupero naturalistico ambientale di questo sito di interesse mondiale? Ha comportato un allungamento dei tempi di corrivazione delle onde di piena. Negli anni 40-50 erano dell'ordine tra Fornovo e San Quirico, dove abbiamo due storiche stazioni idrometriche, per fortuna, di circa 6-7 ore. Negli anni 80, dopo che hanno depredato tutta la ghiaia che potevano depredare, i tempi di corrivazione si sono ridotti a 2 ore, capacità laminativa 0. L'AIPO, l'ex magistrato per il PO, è intervenuto alzando gli argini, 20, 30, 40, 50 centimetri, un metro in talune zone. In questo grafico vedete che ci sono quasi tutte le piene più importanti del Taro, ma Trebbia è la stessa cosa. E le colonne azzurre, blu, sono i livelli idrometrici letti alla stazione di San Secondo, San Quirico, siamo vicini al Po.
Invece in quelle verdine vedete la stessa cosa a Fornovo, siamo circa 30 km a monte, dove praticamente inizia il parco. In rosso lo sfasamento orario e in nero la linea di tendenza. Oggi le stesse piene di allora impiegano un paio d'ore in più. Che si traduce in, vai sulla slide successiva, un processo laminativo di circa il 20-25-30%. Ora, alzare gli argini maestri del taro di 25-30 centimetri, sinistra-destra, a San Quirico, cioè a San Secondo, cioè verso il Po, cioè dall'autostrada verso il Po, tra espropri, scoronamenti, gare d'appalto, costa circa, grosso modo, 2.500 euro al metro lineare, lo moltiplicate per i 30-40 km a destra, 30-40 km a sinistra e troviamo qualche finanziaria più o meno necessaria per fare quello che il Parco del Taro, il PAI, hanno fatto in 20 anni. Grazie. Grazie, sono sicuro che ci sarà qualche domanda dal pubblico. In attesa che si alzi una mano, posso fare una domanda io? Ci potete spiegare un po' meglio la relazione tra gli specifici interventi che avete fatto e l'aumento, diciamo, della capacità di laminazione? Perché la sola escavazione dei canali secondari, no, sembra che difficilmente giustifichi quegli effetti che ci avete fatto vedere, no? Ci spiegate un po' meglio. Certo, la laminazione si ottiene attraverso due processi. Uno, il primo, è l'aumento della scavrezza, ma questo l'abbiamo dove le pendenze sono modeste. Siamo a valle della Via Emilia, grosso modo. Invece a monte della Via Emilia il processo laminativo si ottiene attraverso la diffusione. Che cos'è la diffusione? La diffusione è la possibilità del fiume di diffondere le proprie acque lateralmente. Da monocorsuale, qual era negli anni 80, come è lo Po adesso, tanto per intendersi, a pluricorsuale, anastomizzato. Quindi la riapertura dei canali secondari ti consente al fiume di riappropriarsi aree laterali che in parte sono state baciate anche dalle fasce A e B, ma soprattutto erano baciate dall'ingordigia di coloro i quali vedevano delle grossissime opportunità. In questo modo abbiamo mantenuto e allargato i confini laterali. Il poter avere una sezione di deflusso da, mi ha fatto vedere Michele la primissima slide, che negli anni 50, no, anzi, quando c'era il bombardiere della RAF, 700 metri di larghezza. Sono diventati 300 a Fornovo. A valle più o meno la stessa cosa. A valle di Fornovo si incontravano le argille del Pleistocene, tanto era eroso il fiume. All'interno di questo canyon scorreva anche la 500 anni, la 1000 anni, non diffondeva su un terrazzo di 3 km, 2 km e mezzo. Quindi recuperare questi spazi laterali, innescando dei processi erosivi provocati dall'apertura dei canali dei canali secondari, consente un processo di diffusione laterale che purtroppo in sponda sinistra è bene o male veicolato da un'autostrada e non possiamo spostarci a meno che non si abbia il coraggio di spostare la 15. E in sponda destra, per fortuna, dei confini storici. Quindi probabilmente, diciamo, un approccio di questo tipo di lungo periodo, anche indipendentemente dal recupero laterale, ha garantito che non ci sia stata un'ulteriore incisione, ma anzi una gradazione, no? Quindi, diciamo, il fatto di non scavare più, di avere un approccio di questo tipo, ha fatto sì che abbiate aiutato anche il fiume auto, no? Sì. Riqualificarsi, recuperando un po' di livelli. Quindi. Sì, adesso non so se ho sentito, però appunto negli anni 80 così, sul Taro, come per lo Stirone, insomma, erano diventati famosi per gli affioramenti in fondo all'alveo di dopo i Pliocene, Pleistocene, con affioramenti anche interessanti, affioramenti molto interessanti. Credo che, come dire, non me ne vogliono i colleghi paleontologi, però noi invece con il nostro operato abbiamo cancellato praticamente la presenza, perché adesso non affiora più nulla, si vede soltanto la ghiaia, le ghiaie che si muovono con il loro dinamismo e degli ambienti naturali coerenti con un ambito fluviale. Grazie, c'è spazio per un'altra domanda, se qualcuno vuole chiedere qualcosa di più specifico. Nulla, allora passerei al prossimo intervento. Grazie.